Lavorare nel non profit. Come? Con chi? Ma soprattutto per chi e per che cosa? Questo è l'argomento di questa nuova puntata di Milano Non Profit, sempre qui a Milano News e sempre insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory. Benvenuti a questa nuova puntata di Milano Non Profit, sempre qui insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory. Ciao Elena, buonasera a tutti. E in collegamento con noi Diego Maria Ierna, che è cofondatore di Job for Good. Grazie mille, benvenuto. Un volto e un nome molto noto nel terzo settore, perché? Perché offre un servizio importante, direi basilare. Chi vuole lavorare nel non profit non può non incappare in Job for Good. E questa sera noi cercheremo di capire bene che cosa fa Job for Good, qual è anche l'idea di sostenibilità professionale di Diego Maria Ierna e soprattutto qual è il discrimine del lavorare nel non profit e di lavorare anche per il non profit, insomma, che è quasi a volte una missione, o almeno molti professionisti del dono usano questa parola, e quindi cercheremo di capire quanto questo anelito può diventare realtà. E infine cercheremo anche di capire quali sono le opportunità lavorative nel terzo settore che molto spesso, anche da insomma, ricerche recenti che abbiamo fatto in occasione della Civil Week qui a Milano News, abbiamo un po' capito che soprattutto le giovani generazioni non sempre hanno ben chiaro che cosa il terzo settore può offrire loro e di cosa il terzo settore ha bisogno, anche per rispondere a quello che è un loro desiderio. Lascio subito la parola a Diego e, come prima cosa, insomma, ti chiederei di raccontarci bene, visto che ci stanno seguendo anche delle organizzazioni del terzo settore, bene che cosa fa e quale servizio offre Job for Good. Allora, grazie Elena. Ciao a tutti, e niente, Job for Good è la piattaforma, diciamo, in questo momento di riferimento per il terzo settore, per l'incontro tra domanda e offerta, vale a dire una piattaforma che aggrega tutti coloro che vogliono lavorare nel non profit, i professionisti appunto che hanno determinate competenze, eccetera, con le organizzazioni, quindi mettendo in contatto la domanda e l'offerta lavorativa per diverse aree, ovviamente tutte quelle che sono le aree che ci sono nel terzo settore. Ovviamente Job for Good, quello che offre, è un servizio gratuito per tutti gli utenti che vogliono comunque lavorare nel non profit. Mette a disposizione la piattaforma nella quale appunto si può costruire un profilo professionale, si possono appunto mettere tutto un tipo di settaggi e filtri proprio per farsi trovare abbastanza facilmente, quindi fare un matching, fare il matching appunto a quello appunto che è la nostra missione, con le organizzazioni che sono registrate al portale. Questo è per quanto riguarda tutti coloro che vogliono lavorare. Ovviamente per quanto riguarda le aziende del terzo settore, quindi associazioni non profit, cooperative, tutti coloro appunto che hanno dei lavori che impattano nel sociale, possono rivolgersi a noi, ovviamente andando a postare, diciamo, degli annunci, creando un account e poi sfruttare tutto il database dei candidati registrati a Job for Good, che ad oggi sono circa 40.000, e le organizzazioni che oggi sfruttano Job for Good sono 1.400. E da quando c'è Job for Good, bene o male gli annunci, i match che sono stati compiuti sono stati più di 8.000, quindi comunque questo tipo di impatto ci ha fatto venire voglia di continuare, insomma, questo tipo di attività, perché insomma sembra funzioni e porti, diciamo, dei risultati.
ovviamente i risultati in termini di costi per le aziende, che riducono il costo di tutto il processo di recruitment, perché attraverso Job for Good riescono a trovare già i target che si prefiggono appunto di arrivare sulle risorse, e ovviamente diminuendo i tempi diminuiscono anche i costi, quindi ovviamente questo è un tipo di strumento che va verso, appunto, siamo nella digital transformation, va nelle risorse umane come strumento per il recruitment. E ditemi. Grazie Diego, sì, no, molto interessante, perché indubbiamente Job for Good è stata la prima piattaforma, l'unica in Italia appunto dedicata al terzo settore. E sì. Mi interessava un po', no, capire con e te un po' i lavori che girano sulla piattaforma, diciamo, insomma, un'analisi un pochino delle professioni che ci sono, quelle che abbiamo rilevato, è che comunque c'è una tendenza per certi campi proprio a crescere, comunque è cresciuto il lavoro, cresce, continua a crescere il lavoro nel non profit, e lo vediamo anche noi rispettivamente con gli annunci che aumentano di anno in anno. Il settore che è un po' più corposo ed è quello che è sempre in crescita è il fundraising, che comunque rappresenta, tra tutti i lavori che vengono appunto ricercati in Job for Good, rappresenta comunque il 18% di tutti quelli che ci sono, quindi il fundraising è un'area molto importante, perché rispetto poi tra il 22 e il 21 è cresciuta comunque del 52%, e ovviamente come il fundraising ci sono altri tipi di competenze che oggi vengono richieste maggiormente, che sono competenze legate al digitale, il digital marketing soprattutto. Abbiamo quindi pure dei lavori molto importanti che riguardano tutta la parte della comunicazione, quindi digital marketing, intesa anche come digital communication. Quello che abbiamo visto rispetto agli anni precedenti, il Covid, eccetera, una ripresa importante di quello che comincia a essere il livello occupazionale della cooperazione internazionale, e altri tipi di settori che pian piano continuano pian pianino a crescere, come l'advocacy, il campaigning e il lobbying, per esempio. E poi ci sono quelli che non sono prettamente legati all'attività amministrativa e di marketing, eccetera, ma quelle specializzate e verticali, che sono tutti quei tipi di lavori e professioni, come per esempio gli educatori, che sono aumentati del 44%, gli operatori sociali, gli assistenti sociali, che dopo un periodo di flessione c'è stata di nuovo una crescita. Molto interessante, grazie Diego. Sicuramente questo, no, è un aspetto poi importante, capire appunto, no, poi quanto e come si evolve il mercato. A me interessava anche capire con te se in questi anni hai visto un cambiamento, no, anche nella consapevolezza magari delle organizzazioni non profit, appunto nel capire l'importanza anche di non pubblicare delle posizioni. Evidentemente ci sono delle organizzazioni più strutturate, che hanno dei professionisti che si occupano di recruitment, ma evidentemente per molte altre organizzazioni non è così. Ecco, hai visto un cambiamento? Cioè, qual è la consapevolezza delle organizzazioni da questo punto di vista? Sicuramente prima dell'avvento di Job for Good, no, c'era molto più, diciamo, sommerso, molto più passaparola. Sì, abbastanza. No, quello che maggiormente abbiamo visto, Giulia, poi tra l'altro Job for Good è stato pensato, è stato realizzato, costruito proprio in un tipo di ottica appunto per il terzo settore, quindi quello che volevamo fare con Luca Di Francesco è da sempre stato quello di mettere a disposizione per tutti gli enti non profit, quindi rendere comunque accessibile un tipo di strumento come che può essere questo per il recruitment anche alle più piccole e medie organizzazioni, che spesso non possono investire proprio nelle ricerche di personale, perché costano le ricerche di personale, quelle appunto fatte bene e per prendere le persone giuste, sempre un pochino pure qui spinoso comunque l'argomento, però ecco, un buon recruitment aiuta poi a fare buoni risultati.
le organizzazioni più piccole, quelle che non investivano troppo, diciamo, nelle risorse umane, soprattutto nei processi di selezione, quindi il passaparola, quello che portava era inefficacia operativa sostanzialmente. Quello che ho visto e che abbiamo visto, proprio quello che vediamo nel rapporto pure che abbiamo con gli HR del terzo settore, anche del medio piccolo, è che comunque più si è innescato un qualcosa, si è innescato il fatto che una consapevolezza che oggi non si può più fare a meno di curare non soltanto la selezione, ma curare tutto quello che è l'HR management, è quello che bisogna curare, tutto quello che è l'ambiente di lavoro, quindi che i dipendenti debbano essere comunque riconosciuti e debbano essere soddisfatti, si ha più consapevolezza del fatto che una selezione che va male sono ancora più costi che si avranno in futuro, costi di turnover, costi che comunque vanno ai non risultati. Quindi piano piano comunque anche il terzo settore in realtà sta prendendo consapevolezza dell'importanza, di quanto è importante gestire le proprie risorse al meglio, e quindi che parte proprio da un processo che viene proprio dall'inizio, quindi da quando si fa la selezione, ecco. E niente, quello che vediamo anche proprio nei rapporti con le organizzazioni è che comunque si tende sempre più comunque ad avere questo tipo di attenzione. Questo è un segnale positivo, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Assolutamente, assolutamente positivo. Tra dire e fare, poi ovviamente c'è di mezzo il mare, insomma. Vabbè, sicuramente, insomma, ci sono dei tempi di maturazione, esatto, del settore, però ecco, siamo contenti avere... un po' che si è innescato, ecco, insomma. Esatto, sicuramente voi siete stati uno stimolo, diciamo, assolutamente importante. E proviamo a vederla invece, no, dal lato dei professionisti, perché insomma io da professionista, insomma, ho utilizzato Job for Good e posso dire, insomma, che anche con risultati assolutamente positivi, quindi come esperienza che riporto da professionista, ma anche poi consigliandola, no, nel caso anche poi dei casi di consulenza, ovviamente consigliandola alle organizzazioni non profit, perché poi, no, anche il consulente, ovviamente, per come lo facciamo noi come non profit factory, no, affianca l'organizzazione, e per crescere nel settore del fundraising ha bisogno poi, no, di risorse interne, e quindi, no, andare poi a individuare queste risorse, cioè è importante scrivere, no? Ha bisogno delle competenze giuste, cioè c'è tanto lavoro pure. Assolutamente, assolutamente. Ma già solo il primo passo, magari in organizzazioni che non hanno strutturato a volte, no, un ufficio di fundraising, è anche proprio quelle di sensibilizzarle, oltre ovviamente, insomma, a tante altre cose da fare, però sicuramente sensibilizzarle sull'importanza della pubblicazione di una posizione che comunque ti permette anche, no, di intercettare un bacino di professionisti più alti, e quindi poi mi ricollego a quello che dicevi te, quindi, no, avere maggior chance di successo. Siamo poi in un settore dove, voglio dire, la visibilità, no? Okay, è importante. Il fatto di cominciare a venire fuori con, appunto, mettere gli annunci visibili, pubblici e tutto, è anche un modo di comunicare all'esterno, è un'occasione, diciamo, di comunicare all'esterno anche la bontà dell'ambiente lavorativo, per esempio, che già da una job description ci si comincia a capire tanto, insomma, si comincia a capire di fronte a chi si sta, già da come viene scritta una job description, e quindi è per quello che è importante fare dell'employer branding, cioè andare comunque anche in questi momenti di selezione, non soltanto, cioè andarle a scrivere bene determinate job description, andare a dettagliare maggiormente la proposta, fare uscire il tutto, perché piano piano comunque la sfera, cioè è il professionista che adesso comincia ad avere, diciamo, un po' più
di credito rispetto all'organizzazione. Adesso i professionisti con determinate skills, con determinate ambizioni, con determinati obiettivi professionali cominciano a pretendere e devono trovarlo comunque il luogo poi che debba accoglierli. E questa cosa deve essere, cioè, se non viene poi, se non emerge, trapela almeno dall'annuncio, queste cominciano ad essere elementi che non ti fanno attirare i migliori talenti poi alla fine. Quindi ecco perché è importante comunque pubblicarle determinate posizioni lavorative. Uno strumento come il nostro, che è accessibile, bene o male, è quello che abbiamo tentato sempre di fare, insomma, renderlo accessibile. Chiarissimo. E senti, invece guardiamola un attimo dal lato dei professionisti, no? Evidentemente noi professionisti siamo più consapevoli, siamo più esigenti, ma magari ci sono, insomma, il professionista ha anche bisogno, no, di consigli, ecco, anche rispetto magari a, appunto, poi c'è la possibilità in Job for Good di creare il proprio profilo. Quindi magari dici quali LinkedIn, sono, insomma, tutti ci avete LinkedIn, bene o male lo stile è quello, è stile LinkedIn, ovviamente è tutto un verticale sul non profit, quindi tutta una verticalità di competenze, di aree e tutto, credo. Cioè, per scusa, vai, dimmi, perché stavo facendo una avevi inteso bene quello che ti chiedevo, ecco, appunto dei consigli su come, che evidentemente non abbiamo tutti LinkedIn, ma appunto essere su Job for Good comunque è importante per i motivi che dicevi, e quindi se hai, ecco, due consigli da dare a un professionista, comunque anche magari rispetto alle, anche magari alle soft skills, o come, insomma, presentarsi c'ha il suo, quindi dipendendo da che tipo di professionismo cambiano comunque aree, cose eccetera, a livello di fundraising, a livello comunque oppure proprio a 360, scusami, diciamo. Davo per scontato di fundraising. Fundraising, assolutamente. Logiche lavorative completamente, insomma, particolari, insomma. No, niente, per quanto riguarda tutti, ma in particolar modo appunto chi si occupa di fundraising, per cercare, tu dici, nuove opportunità per crescere, diciamo, esatto. E niente, intanto comunque di fare bene attenzione a tutto quello che comunica all'esterno. Intanto, vabbè, oltre al dato per scontato, che è quello di avere solido, diciamo, una base formativa, solida una base di esperienza, e solida anche una base di risultati, perché poi senza i risultati purtroppo è sempre difficile poi andare a dimostrare al futuro datore di lavoro, insomma, la propria qualità. Quindi quello che dico io è che do sempre come consiglio nel momento in cui si cerca un nuovo lavoro, è quello di rimettersi a posto, diciamo, da un punto di vista di profilo, quindi operare un attimino, dare uno sguardo a quello che è quel minimo di personal branding che comunque va fatto, che è la cura di tutto quello che emerge, diciamo, del professionista all'esterno, su tutte le reti, da LinkedIn eccetera. Oltre quello, però, non ci deve essere soltanto la matrice comunicativa, ma ci deve essere anche poi una matrice veritiera, diciamo, delle competenze che deve poi dimostrare. Quello che dico, la tips che do è per i fundraising, quello che vedo dai curriculum soprattutto, oltre non tanto, ok, consulenti, dipendenti soprattutto, chi vuole progredire, chi riesce ad avere maggiori chance poi di colloquio, è proprio chi riesce a sviluppare un curriculum con nelle esperienze riporta i risultati apportati, ok? Questa è una tendenza che sto cominciando ad osservare e sono felice, perché comunque è già da un tipo di curriculum che dimostra già l'esperienza, il risultato apportato all'esperienza, questo tipo di logica fa sì che comunque un recruiter già incontra quello che gli serve, ed è più facile che si inneschi comunque il, perché già lì si dimostra l'orientamento ai risultati, per esempio, che è una di quelle soft skills che mi hai chiesto prima, e tutto quanto che un fundraiser ci deve avere, cioè, certo. Il
forma imprenditoriale, non tanto in forma imprenditoriale per quello che concerne l'impresa, ma in forma di investimento per poi raggiungere un risultato. Questa roba qui è la base di quello che spesso viene chiesto, l'economicità poi di tutto quello che è l'operato. E quindi una volta, ecco, ai fundraiser oggi la tips di oggi è che cominciate a scrivere i risultati che ha portato in ogni esperienza lavorativa, quantificateli, tra l'altro come quantificarli, non so quantificarli, su For Good Academy ci sono dei video dove spiego, anche pure gratuiti questi e tutto quanto, dove spiego come si fanno a quantificare i risultati dentro un curriculum. Per i fundraiser comincia a essere molto molto importante e apporta vantaggi. Se non lo facciamo, se non si fa, a volte non emerge il reale valore poi di chi si è, capito? E quindi io spingo su questa leva qui, diciamo, se devo dare un consiglio. Tutto molto chiaro, Diego, grazie mille. Per far emergere il valore di chi siamo davvero, su quella che tu chiami identità professionale, che personalmente è molto più bello che personal branding, cioè una parola che definisce meglio quello che vogliamo intendere, su questo vorrei confrontarmi anche con Valeria Vitali, che sappiamo essere ormai una nostra affezionata collaboratrice, perché ogni mese ci dedica del tempo per una rubrica di approfondimento che però a noi piace essere dialogica, un po' rispettando anche quello che è lo spirito di Valeria, che è così, è dialogica, e questo suo aspetto lo porta anche nel lavoro. Quindi io ti chiederei, Valeria, tanto per cominciare, poi secondo me è bello se volete iniziare anche un breve dialogo tra di voi, perché so che Valeria ha sempre diverse domande, considerazioni, e conoscendola, lavorando con lei, so che di Job for Good più volte abbiamo appunto parlato. Valeria, ma tu ti senti più di lavorare, ti faccio una domanda alla Marzullo, più nel terzo settore o per il terzo settore? Dai, facile. Sai, una domanda difficile in realtà, perché proprio noi siamo un po' al guado, no? Cioè, quindi lavoriamo sulle domande facilissime. Come? No, dico sempre le domande facilissime delle sette. No, nel senso che la realtà è un po', diciamo così, borderline, nel senso che comunque noi lavoriamo per il terzo settore e con il terzo settore, cioè mi sento di dire, perché con il terzo settore portiamo avanti programmi, iniziative, disegniamo insieme anche dei percorsi, oltre chiaramente anche a supportare le organizzazioni non profit che vogliono, diciamo così, anche crescere dal punto di vista della sostenibilità, usando, diciamo così, il digitale come strumento per allargare la propria comunità, raccogliere fondi, e quindi vogliono, diciamo, migliorare le proprie competenze su questo fronte. Chiaramente abbiamo in questi anni portato avanti diversi percorsi interessanti, in cui tra i primi, come già ne abbiamo parlato, sicuramente Milano Marathon continua ad essere un'ottima, diciamo così, trampolino di lancio per tante organizzazioni che si vogliono avvicinare al crowdfunding, e poi comunque tante altre iniziative, come anche il nostro premio crowdfunding per la cultura, una grande alta opportunità per le organizzazioni culturali di avvicinarsi e conoscere e scoprire. Quindi in entrambi questi percorsi il nostro lavoro, ecco, insieme alle organizzazioni non profit, proprio perché insieme a loro cerchiamo anche di capire quali sono i bisogni, che sono comunque in continua evoluzione, mi sentirei di dire, soprattutto dopo la pandemia comunque c'è stato un grande passo in avanti da parte delle organizzazioni in termini sicuramente di digitalizzazione. Lo vediamo banalmente anche noi sulla piattaforma, se guardiamo anche i numeri, la raccolta fondi delle media, no, per progetto prima della pandemia era 7.000 euro, adesso è 12.000, 13.000 euro. Quindi comunque fa vedere quanto in ogni caso in questo periodo ci siano stati dei passi in avanti significativi, sia a livello proprio anche di competenze, no, di curiosità, poi diciamo anche di confidence, e quindi di scioltezza nell'utilizzo del digitale come diciamo strumento per coinvolgere in primis la propria comunità, ma proprio anche per raccontarsi, no? Per raccontare chi siamo, cosa facciamo, anche questo sappiamo quanto la comunicazione è importante per
raccontare l'impatto che generiamo sul territorio, generiamo noi organizzazioni. Quindi mi sentirei di dire che magari anche Diego, anche tu l'hai visto un pochino, no? Anche dalla tua piattaforma, anche dai profili stessi dei fundraiser, no? Che vengono ricercati. No, ma ormai prima, cavolo, cioè non c'era questa ricerca anche digital fundraiser, corporate fundraiser, non ce n'erano tanti come ce ne sono oggi, no? Quindi vuol dire che un po'. No, ma è giusto quello che dici, perché mi dirai che oggi comincia a essere quasi imprescindibile la skill digitale nel fundraiser, cioè nel senso pian pianino, ok, a livello proprio generazionale qui comincia a essere anche una questione così, ma oggi non capire di digitale, ok, un fundraiser che non capisce di digitale purtroppo è un fundraiser incompleto per i tempi che corre. Quindi è ovvio, dici bene, le competenze digitali ormai le vedi proprio anche a livello di curriculum, più ce ne hai e meglio è. Cioè, ormai stiamo attraversando completamente, poi effettivamente il Covid ci ha dato un'accelerazione sulla digitalizzazione, quello che dice è vero, perché il processo pian piano si è innescato, le organizzazioni cominciano a sfruttarlo bene il digitale, alcune molto bene, altre adesso cominciano ad averne consapevolezza. L'importante è, ecco, io infatti ringrazio anche Valeria come insomma anche per loro, per l'impatto che creano anche loro a livello di terzo settore, di raccolta fondi, e comunque l'input che si dà comunque proprio come per la crescita, diciamo, di tutto quanto un settore. E quindi voglio dire, digitale, ormai saremo sempre più digitalizzati, l'importante è dominarlo, conoscerlo, per poter portare, ecco, quei risultati che dicevi anche tu, Valeria. Benissimo, grazie mille, un confronto molto interessante. Allora però io colgo l'occasione, perché prima, mentre Valeria la mia domanda marzulliana diceva è difficile, e tu invece Diego dicevi è facile, quindi tu come lavori? Ma è facile, è una presa in giro. Comunque no, a Roma si dice facile, nel senso, no, è veramente la domanda da un milione di euro, perché voglio dire, ce nasciamo noi nel terzo settore, cioè io e Luca, tra virgolette, siamo nati in questo settore come fundraiser, come comunicatori digitali, perché ecco, pure noi le nostre digitalizzazioni, pian piano di competenze, non ci siamo nati anche noi, insomma i nostri 40 e suonati anni ce li abbiamo, non nasciamo con lo smartphone noi. Adesso vediamo i ragazzi di 25 anni che proprio ti danno una pista e tu devi stare al passo con i tempi e tutto quanto. E quindi abbiamo lavorato nel terzo settore come dipendenti, ok, come consulenti, per poi adesso passare da una parte dove ci sentiamo di servirlo, diciamo, il terzo settore, e poter portare quel po' di innovazione in determinati settori, in determinati processi. Ecco, questo anche io mi sento di trovarmi nella stessa posizione di Valeria, con il terzo settore, per il terzo settore, dentro e sopra, insomma, sotto. Cioè siamo una società benefit, no Valeria? Siamo, cioè voglio dire, sono queste, ne siamo pure B Corp, bravissimi. Per voi state proprio nell'Olimpo, appunto, voglio dire, queste sono le aziende che vanno sull'impatto, non soltanto ci stanno tante cose di cui adesso si parla molto, di questo movimento che insomma dovrebbe un po' responsabilizzare sia i processi interni alle aziende, che però eccolo lì, quali sono poi quelle che fanno reale impatto, sono quelle che lo fanno, insomma, poi coi numeri. Tu hai detto una cosa bella, lavoro per servire il terzo settore. Allora vorrei avviarmi alla conclusione chiedendo a Valeria una delle centinaia, migliaia di case history di Rete del Dono in cui tu e proprio personalmente hai detto: cavolo, che bello, abbiamo realizzato questa campagna è andata a buon fine, ecco, lavorando così davvero mi sono accorta di stare lavorando anche per servire il non profit. Certo. Ma io devo dire, le soddisfazioni credo più grandi che noi abbiamo avuto, che è quella di, diciamo così, accompagnare quelle organizzazioni che magari sono all'inizio, no? Del loro percorso di digitalizzazione e anche di sostenibilità, quindi di iniziare a lavorare anche in un'ottica di fundraising, e accompagnarle nel loro percorso
e vedere che appunto riescono a stare al ritmo e di fatto arrivano a conclusione della loro campagna con successo, ma grazie a un lavoro sistematico e determinato che li ha portate poi a, diciamo così, ad arrivare dove lo sono, perché spesso no, si è pensato sempre al digitale, al crowdfunding come ok, vado lì, butto il mio progetto online, raccolgo fondi, mentre di fatto non è così, ci sono tante competenze che si devono acquisire, che si acquisiscono solo se uno ha l'intenzionalità, lo dico sempre, di crescere in quel determinato percorso. Se c'è l'intenzionalità di fare bene, di riuscire e di voler arrivare all'obiettivo, si arriva, altrimenti questa cosa si perde per strada. Quindi la più grande soddisfazione sicuramente l'abbiamo avuta lavorando a fianco di quelle che come noi hanno creduto in un percorso e hanno deciso davvero di impegnarsi e di lavorare. Vedo tante piccole organizzazioni che l'hanno fatto e l'hanno fatto con successo. Questo a proposito, sì, verissimo, no, molto interessante, Valeria. A proposito di raccolte fondi, campagne di crowdfunding attive su Rete del Dono, vorrei ricordare la raccolta fondi che ha lanciato ieri l'Associazione Italiana Fundraiser in favore del comune di Cesena, proprio per dimostrare insomma il sostegno e la vicinanza in primis di noi professionisti del dono per le popolazioni che stanno vivendo questo momento drammatico. Quindi ecco, è possibile andare e invito tutti ad andare su Rete del Dono e sostenere la campagna di ASSIF. Direi che, dato che siamo in chiusura, grazie Giulia per aver ricordato questa campagna importante. Io ringrazio tantissimo Diego e anche Valeria. Grazie per essere stati con noi. Grazie. E una cosa, sì, scusa Elena, dimmi. Però vorrei invitare tutti la prossima settimana alla presentazione di Donare 3.0, il nostro annuale osservatorio sulla propensione a donare degli onliner in Italia. Perché può essere un'ottima occasione di, così, di incontro, di condivisione. Cioè, ci sarà anche una tavola rotonda sul tema dono e innovazione, che credo possa essere interessante, quindi chiaramente invito tutti a partecipare, in primis voi e poi tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì. Io mi sono già iscritto, non so se... Bravo, vedete. Bravo. Io già l'ho fatto. Anche io. Allora ci ritroviamo tutti là praticamente. Cioè io rimarrò sempre circondata da professionisti del dono, ma Donare 3.0 devo dire che anche per chi fa comunicazione nel terzo settore è sempre stato uno strumento molto utile e interessante, quindi vi aspettiamo il 25. Grazie mille, io farei chiudere questa puntata brevissimamente in modo conciso. È rapido ma efficace da Giulia, perché vorrei che chiudesse lei con un'immagine, un ricordo, insomma un pensiero su come è per lei servire nel terzo settore. Grazie Elena, concludo io con questa domanda marzulliana di Elena di venerdì sera. No, per me è sempre stata un po', sì, una vocazione, insomma, un po' quello che ho capito conclusa l'università, fare la fundraiser è stata una scelta, è stato anche un sogno che sto realizzando e effettivamente, insomma, in questi 10 anni ho lavorato nel terzo settore, appunto per il terzo settore, come si diceva prima, perché poi appunto come consulente o come fundraiser interna delle organizzazioni, insomma si ha un ruolo differente, ma poi sempre, insomma, poi ci si sente sempre parte di questo mondo, si sposano le cause per cui si lavora, per cui ci si impegna. Grazie Giulia, grazie anche a Diego e a Valeria e alla prossima puntata di Milano Non Profit.